Anche tu non riesci a dormire, eh? E come potrei? Dopo una giornata così? Come farei a dormire? Non posso. Oh! Ma tu ti stai bevendo il mio Jack Nakamoto! Il mio prezioso liquore giapponese! Ma tu lo capisci quello che è successo? Ma tu lo sai quanto costa sta bottiglia? Costa 400 euro! Non potevi bere quell'altra! La Montebianco, là! Cioè, davanti a una tragedia simile, davanti a una notizia simile, tu mi parli del whisky giapponese! Ma che state facendo qui? Berto, perché non vieni a dormire? Simona, cara moglie mia, ma come potrei? Tu non sai quello che è successo. Come faccio a dormire? È dissutto. Siamo dissutti. Ma perché? Che cosa è successo? L'irreparabile. L'irrimediabile. Oh, mamma mia, mi state facendo spaventare. Si può sapere cos'è capitato? Simona, ma tu non hai capito. Ma non ti rendi conto quello che è successo? Simone, o capisci o non ne capisci niente. Ma cosa devo capire? Il Napoli ha perso! Ma andate a quel paese tutte e due, voi e questa vostra mania del calcio, e stavo pure dormendo! Oddio, ha perso il Napoli. Carmè, dammi un po' di bottiglie pure a metà, dammi un goccio. Lascia stare, non me. Perché? Lascia stare, che hai una moglie, tieni famiglia, lascia stare. Ma perché? Lascia stare, è finita, non me. Lo so, è finita. Lo so che il Napoli ha perso, lo so, è finita. È finita. Finito, non me. Finito. Niente di meno, ti sei bevuto tutto il mio Jack Nakamoto, il mio prezioso liquore giapponese. Non me. Ora non cominciamo, prezioso. A me comunque mi sembrava acqua fresca, va. Acqua fresca a 40 gradi. Carmè, ma la fangule! Stammi vicino, Robè. Stammi vicino. E tienimi la mano. Non mi abbandonare la mano. Ti abbandono soveramente. Pronto? Sì, sono io. Ah, ma lei è il solito operatore che chiama tutti i giorni per avere per forza un contratto commerciale, vero? Ma lo sa cosa le dico? Accetto, perché oggi è una giornata speciale. Ma sì, mi mandi tutto in email, ci penso io. Grazie, arrivederci. Una giornata speciale. Cugino del cuore. Oui! Ma che dico del cuore? Cugino speciale. Ma che dico speciale? Robè, tu sei un frate per me. Grazie. Sentite, Robè, dimmi, ti devo parlare. Che è successo? Tu stamattina mi hai prestato la tua macchina, che io dolcemente e delicatamente ho parcheggiato fuori gli studi dove vado a registrare. Ma, all'uscita l'ho trovata con una piccola bottarella di latte. Vabbè, dai, Carmè, ma che sarà mai? Ma che sarà mai? È una giornata speciale, Robè. Ma tu sei speciale, Robè. Ma figurati. Robè, Robè. Lo sai che ti voglio bene. Grazie, Robè. Grazie, Robè! Oh. Grazie! È una giornata speciale! Grazie! Che buona mi finivo! Vieni, Franco, vieni, vieni, che oggi è una giornata speciale! Amico mio. Senti, ma tu sai che per me sei un'amica, sì? Ma che dicami, tu sei un frate, si lo fa a braccio. Se ne no, ma che cos'è oggi? La giornata internazionale del fratello? Guarda come si fa, si piace, ma si piace. Sì, dai, vai! Qui, Franco! Oggi non manca mai, È una giornata specialissima oggi con tutti e tre. Allora, no, è speciale, era speciale la giornata, perché ieri poi abbiamo festeggiato tutta la notte. Grande Napoli! Grande! Io poco fa, in realtà ho preso la macchina e mi trovo nei pressi dello studio di registrazione di Carmelo. Ho fatto manovra e uno strunzo ha messo la macchina male, traversa, e ci ha giunto a finire la macchina era tua.
Minchia, allora fuisse tu, Franco. Vabbè, me ne ha bottare, dai, che può essere mamma poi oggi, lo sapete, no? È una giornata speciale! Che? Non era la bottarella, no? T'ha già distrutto la macchina. E oggi è una giornata speciale. Ma si è speciale! Vabbè! Vabbè! Infatti, ma quando fornisce sta giornata speciale? Salute. Speciale. Guarda, voglio, oggi abbiamo Carme, abbiamo il miglior giocatore del campionato, il campionato! E lo puoi dire forte, Franco! Il miglior giocatore del campionato! E non gridare, era un modo per dire, no! Ha già fatto la battuta, tipo sono contento, capito? No, però sta giocando veramente, veramente. Sta giocando, ma chiavi che sta giocando, guarda là, che ci paglio calcio d'anno, ma tu cioè, non sa che fa un tiro vicino alla bandierina, ma ve rendete conto? Aspetta, aspetta! Passa! Tira! Gol! Banchieri! Grande! Ha fatto pure il secondo gol! Hai visto? Gol! Dategli tempo, ma qua bravissimo. Madonna, chi l'ha sbagliato passaggio? Cioè, dillo che vuoi regalare la palla all'avversario. Ma che sia per te, ma che diavolo! Mamma mia, ragazzi, ma è lo stesso giocatore. Un attimo prima il migliore, un attimo dopo una chiamica. E prima lo facciamo presidente della Repubblica. E poi lo mandiamo ai lavori forzati. Ma il calcio è così. La palla è rotonda. Non è che è solo bianco e nero. Può essere anche grigio. Carme, per noi può essere solo azzurro, ricorda. Sempre azzurro. È vero. Solo azzurro. Forza Napoli, forever! Ragazzi, secondo me l'allenatore non ha capito un tubo di come organizzare la squadra. Ma in che senso, scusa? Spiegami. Te lo dico in sintesi. Perché lui ha usato un sistema di difesa di 4-3-1, anziché usare un sistema di attacco di 4-2-3. Oppure poteva tranquillamente usare un sistema diagonale di 4-1-2-4-1-2. La faccia sintesi, Robè. Sono d'accordo con te, anche se preferisco schema albero di Natale, 4-3-2-1. Raga, io onestamente se prima avevo difficoltà a seguirvi, vi posso dire che adesso non ho capito completamente una mazza. Anzi, se vi posso esprimere un mio personale parere, l'unico modulo da seguire è lo schema 1-2-3-4 forato. E quale sarebbe 1-2-3-4 forato? Quello della mia minchia che mi avete scassato. Chi lo va pazzo per te, te pensa sempre, chi lo va pazzo per te. Non si può giocare così. Non è possibile. Serie B. Roberto! Fare scherzi, Roberto! Dai, che stiamo guardando la partita! Roberto! Franco, la partita! Franco! Franco! Aspetta! Franco! Pass! Franco! Oh.